22 novembre 2015 è una data che forse dice poco ai componenti di questa assemblea e forse a molti cittadini che in questo momento ci stanno ascoltando. Questa data corrisponde al giorno nel quale il governo ha varato il famoso decreto salvabanche, un decreto che sicuramente non ha tutelato i risparmiatori, ma anzi ha stabilito un nuovo criterio nell'affrontare le crisi bancarie, in cui si stabilisce il fatto che i cittadini non hanno più la certezza di poter veder tutelati i propri risparmi. È stata fatta una scelta scellerata, quella di tentare di salvare quattro banche, ed è tutto da vedere se questo obiettivo verrà raggiunto, ma è stata sancita una certezza: i cittadini possono essere truffati impunemente e lo Stato, il governo, non vuole e non può tutelarli. È passato un anno da quella data, quest'oggi abbiamo assistito all'ennesima protesta dei cittadini truffati, a dimostrazione che le risposte del governo sono state assolutamente inadeguate, insufficienti, cittadini che non vedono ricevere il mal tolto, cittadini che non sono rientrati nelle categorie che avevano diritto alla restituzione dei propri risparmi, che anche oggi hanno manifestato nei confronti del governo, di fronte a Banca Italia, per dimostrare che la realtà descritta dal governo, descritta da Renzi, non è la realtà che loro stanno vivendo sulla propria pelle. Io mi fido di più delle loro parole che dei racconti, delle narrazioni di un Presidente del Consiglio che vuole raccontarci favole, ma non le può raccontare a chi è stato truffato e non è stato risarcito. Ed è tanto più intollerabile quello che sta avvenendo a fronte di una dichiarazione di un viceministro, il viceministro Zanetti, che domenica ha dichiarato che è colpa di questo Parlamento, è colpa della Commissione Finanze se non è stata varata la commissione d'inchiesta sul sistema bancario. Noi abbiamo ripetutamente in commissione e in quest'Aula chiesto che venisse accelerato questo processo e non è stato realizzato questo obiettivo perché c'è un'inerzia evidente da parte del Partito Democratico in Commissione Finanza. Noi pretendiamo chiarezza, non accettiamo più alibi, non capiamo il motivo di questo ritardo. È inaccettabile che questo avvenga perché si ha la sensazione che qualcuno abbia qualcosa da nascondere. Se non c'è qualcosa da nascondere, si proceda immediatamente e non si permetta a un vice ministro di fare affermazioni offensive e che non rispecchiano la realtà dei fatti. Chi frena non siamo noi. Abbiamo sollecitato più volte, ora vogliamo delle risposte concrete.